sei? Una giornata positiva. Sì, il risultato è molto largo, ma non è lo specchio della partita. Diciamo che il primo tempo è stato equilibrato, e dove abbiamo sfruttato al meglio le occasioni che abbiamo avuto, e loro ci hanno messo in difficoltà su qualche calcio da fermo e qualche palla in mezzo, dove abbiamo subito un po' la loro forza fisica. Poi dopo, per un insieme di episodi, la partita si è messa in discesa. Loro sono rimasti anche in 10 perché non avevano più cambi a causa dell'infortunio del loro giocatore, e dopo è venuto tutto più facile perché si erano allargati gli spazi. E l'importante è, quando finiscono così le partite, non pesare i gol, ma pesare solo le cose quando la partita è stata equilibrata, per poter guardare avanti su cosa migliorare. L'importante è aver avuto anche il rispetto dell'avversario, che e c'è stato, per fortuna. Non ci sono stati atteggiamenti magari che può capitare quando i risultati si allargano, di fare dei giochetti o robe magari poco rispettose. Invece siamo stati bravi sotto questo punto di vista, ed era quello che mi premeva di più. Abbiamo ritrovato un grande Allodi, che è a 195 gol in categoria, ormai c'ha già 38 anni, parlo di Mattia, quindi una pedina importante. Allodi è un giocatore di esperienza, che ci sta dando la sua esperienza e si sta facendo sentire, che quando è in area gol lo fa ancora, ecco. Quindi speriamo che non si fermi oggi, ecco. Ci saranno altre 4 partite con 2 turni infrasettimanali. Adesso abbiamo l'Audace mercoledì, che è sicuramente una partita molto difficile, e poi andremo a Bardi, e poi a Lesignano, e poi a Berceto. Quindi direi che di semplice non c'è niente, e neanche oggi lo era. Abbiamo comunque un organico abbastanza ampio, dove si sfrutterà a fare ruotare ancora più i giocatori. Comunque tutti devono farsi trovare pronti. Abbiamo affrontato alcune partite quando eravamo contati e abbiamo fatto bene, mi aspetto che faremo altrettanto adesso che abbiamo più scelta. Diciamo che dobbiamo arrivare il prima possibile intorno ai 20-21 punti per avere la certezza di fare la categoria l'anno prossimo, e l'importante è riuscire a salvarsi il prima possibile, e poi se saremo tra le prime 5 ci giocheremo un posto per giocare i playoff.